Buongiorno e bentrovati, buon mercoledì mattina a tutti e benvenuti a Vera Mattina, un appuntamento denso di argomenti, anche quello che vi aspetterà in queste 2 ore, ma dinamico assolutamente, con ospiti e collegamenti, ma soprattutto in vista della festa della donna. Iniziamo già a parlare, ci rivolgiamo molto alle donne in questa mattinata, nonostante poi parleremo anche tanto di cronaca, ma vorrei iniziare proprio con un argomento che c'è molto caro e che trattiamo spessissimo, ovvero della prevenzione. Prevenzione in ambito oncologico, questa mattina con le ospiti che ho in studio e che tra poco vi vado a presentare, perché in vista proprio della giornata internazionale della donna, questo è un argomento doveroso da trattare costantemente, perché è bene puntare sulla prevenzione, perché oggi la ricerca è arrivata veramente a un punto eccezionale e quindi ci si può salvare. Vi racconteremo storie di donne che ce l'hanno fatta, come tante che riescono a farcela, ma lo faccio in studio con grande piacere con la professoressa Rossana Berardi, ordinario dell'Università Politecnica delle Marche, eccola al mio fianco, direttrice della clinica oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, e poi con Ida Simonella. Ida Simonella, candidata alle ultime elezioni per il comune di Ancona, ex vice sindaca di Ancona e a questo punto anche ex consigliera del comune proprio da pochi giorni. Do il benvenuto a entrambe le mie ospiti e partiamo subito, professoressa e Ida Simonella, con le storie. Si parte con le storie e quindi mi rivolgo a Ida. Innanzitutto un percorso di lavoro da prima libero professionista e da qualche giorno tornata ad esserlo a tempo pieno, ma soprattutto un percorso affrontato durante il lavoro come amministratore della città. Insomma, innanzitutto c'è stato un post su Facebook che insomma, ha commentato il fatto e ufficializzato il fatto che questo cambio di passo è un passo indietro, ovvero ho lasciato il consiglio comunale per tornare alla vita di tutti i giorni. Sì, diciamo questa è una cosa che ho anche un po' raccontato in maniera abbastanza trasparente, nel senso che io venivo dall'attività professionale, mi sono impegnata in questa avventura politica tanto, tantissimo, con tantissima passione e tuttavia oggi torno anche perché l'attività professionale, diciamo così, richiede un impegno anche di un certo tipo e quindi faccio fatica a conciliare l'impegno serio anche da consigliere d'opposizione che ho comunque portato avanti per 9 mesi e per questo ho deciso di dimettermi e di lasciare spazio a chi può farlo in maniera migliore. Detto Però questo, in questi 10 anni di grande passione politica, veramente di grande passione politica, è arrivata anche una, no? Una di quelle sentenze che nessuno vorrebbe sentire. Era il 2019 e ho avuto una diagnosi di tumore al seno, di cancro al seno. L'ho avuta, io ero una persona che si controllava, no? E continuo a controllarmi adesso, ovviamente sono entrato in un altro meccanismo, ma mi controllavo anche perché in famiglia c'erano stati altri casi di tumore al Ecco. seno, quindi una mammografia ed ecografia regolare ogni anno. Eppure dopo, e poi anche quella cosa che è il controllo che ognuno impara a fare da soli, no? Palpandosi il seno, così, e io in realtà l'ho scoperto così alla fine, l'ho scoperto sentendo un nodulino e poi mi sono un po' allarmata, ho cominciato a fare gli esami e poi c'è stata subito la diagnosi. Una diagnosi che è avvenuta durante il percorso e Sì. l'impegno politico che in qualche modo sicuramente nei primi tempi è stato affrontato in maniera molto discreta Sì, e poi insomma è assolutamente dovuto. sì. Diciamo che ovviamente io non ho mai negato a chi mi conosceva che stavo male, anche perché quell'anno, quei 9 mesi, tra l'altro tra il 2019 e il 2020, con lo scoppio del Covid, quindi tutto è coinciso tra le cure e gli interventi chirurgici in questo periodo, tra l'altro dicevo molto complesso, però non ho lasciato il lavoro e devo dire che questa è stata la mia forza e la forza anche nell'affrontare quella è un fatto personale, poi magari altri hanno altre
Però altre reazioni, ognuno reagisce, cioè la reazione vera è che nel momento in cui hai quella sentenza, oggi tornando indietro a quegli anni, hai appunto quella sensazione forse nemmeno vera o veritiera, no? Che tutto finisce a un certo momento. Noi siamo abituati a pensare la vita come un flusso continuo, penso esatto. Fra un anno, fra 2 anni faccio questo, quella cosa si interrompe. E questo è successo perché pensi, poi ho dei figli, quindi no, pensi ai figli, pensi a questa cosa che finisce, no? Che improvvisamente puoi morire, perché il pensiero di una persona che riceve una diagnosi di tumore è questa. Poi in realtà cominci, sei come messo ai margini tra la vita e la morte, no? Uh-huh. E poi inizi questa risalita in cui c'entrano tantissime cose. C'entrano l'amore delle persone, le relazioni, eccetera, c'entra tantissimo la scienza e la cura. Ho imparato naturalmente quanti passi avanti abbia fatto, perché poi ti relazioni con i medici, con gli oncologi, con i chirurghi, e sai che la scienza fa dei passi avanti costantemente. Probabilmente le cure che ho avuto io oggi, poi la professoressa Berardi, probabilmente 10 anni fa non erano così, poi sono tutte più precise, sono tutte. E se ne esce. Il lavoro è stata una grande risorsa. Sicuramente una grande risorsa è il lavoro, ma il lavoro, oltre che degli scienziati, dei medici, così, è anche quello di, nel primo step, anche tenere alto il morale delle persone che affrontano una malattia del genere. Questo si parte dall'inizio anche con questo, professoressa? Si parte dall'inizio della diagnosi con questo, in realtà dall'inizio si dovrebbe partire cercando di prevenire laddove possibile. Quando però c'è una diagnosi vale tutto, la scienza, la ricerca, ma anche la possibilità di vivere bene nonostante la malattia, nonostante le terapie, tra una terapia e l'altra. Le nostre terapie normalmente sono date in cicli, quindi in realtà il tempo della terapia è il tempo di una giornata ogni 2, 3, 4 settimane. Tra quella settimana e l'altra, tra quel ciclo e l'altro, la persona è sola o con la sua famiglia, e quindi in quel momento lì c'è più bisogno forse anche di vicinanza, di accoglienza, di ascolto, sia per quanto riguardano i professionisti, ma anche per quanto riguarda proprio la vita di relazione che viene a cambiare. Ho sentito le parole, sono parole che sento fortemente, ognuno di noi le sente come professionista, come persona, come familiare, come caregiver, e credo che la vera differenza oggi la possa fare una visione più globale, una visione olistica che possa prendere in carico le persone che poi hanno dei bisogni che cambiano, certo. E a volte hanno magari anche delle situazioni che impediscono di vedere allo stesso modo di prima o allo stesso modo di domani, sì. Poi tutto si ricompone poi col tempo. Che esperienza è stata in questo periodo? Il lavoro ha aiutato, però sicuramente insomma la vita di tutti i giorni. La vita di tutti i giorni, quando uno fa le cure, naturalmente è complicata, nel senso c'è un senso di fatica, poi ognuno ha delle reazioni anche personali, no, alle cure. Però io devo dire, per esempio, in quel periodo abbiamo approvato, io ero assessore al bilancio, il bilancio di previsione, che è un atto complessissimo che comporta. Ecco, io mi ricordo che l'allora sindaco, che era Valeria Mancinelli, mi disse questo quando io mi sono ammalata. Mi ha detto: tu fai quello che credi. Quando mi dici basta, alzi la mano, io faccio basta, dimmi tu quello che vuoi fare. Ecco, quella mano non l'ho alzata, e devo dire che è stata la mia, aver continuato questi rapporti è stata la mia salvezza. Il dopo è stato ancora più dirompente per me, cioè oggi io mi considero, nonostante ci siano i controlli, nonostante ci siano farmaci che devo assumere, nonostante, io mi considero una persona guarita, e soprattutto il tumore mi ha cambiato in questo, cioè nello sguardo sulla realtà. Non è soltanto un fatto, sì, le priorità, la famiglia, questo è tutto vero, è anche scontato, queste cose vengono amplificate, no, sulle le priorità della vita. Ma mi ha insegnato anche a guardare, a prendermi quello che la vita mi dà.
E anche il fatto di candidarmi a sindaca, no? Ho fatto la campagna elettorale, che è una delle cose più stressanti che uno possa affrontare, questa realtà aumentata. Però l'ho fatta perché volevo farla, perché ecco, faccio di più quello che voglio fare dopo questa esperienza. Guardo la realtà in un altro modo, questo mi ha aiutato anche a focalizzare in maniera un po' diversa. Non mi faccio tanti problemi o problemi attorno a delle decisioni che devo prendere. Questo devo dire che mi ha anche aiutato, mi ha anche rafforzato. E poi soprattutto ragiono come fossi, come sono guarita, oggi mi considero così, poi non lo so nella in vita. Quanto tempo questo percorso è durato? 2019 l'ha scoperta? Allora, diciamo che l'anno 2019 fino a metà 2020 è stato intenso, diciamo, le cure, gli interventi chirurgici e poi soprattutto c'è una cosa che è anche molto complicata, magari di cui si parla forse poco, no? Chi attraversa questo percorso neanche si riconosce più fisicamente, può sembrare no, una cosa banale, però non è più i capelli, non è più lo sguardo, non è più il seno, non è più, cioè è difficile anche affrontare psicologicamente, accettarsi. E quindi questo è un percorso un po' lungo di ritornare a, no, a rivederti a riprenderti te stessa. E c'è stato, insomma, è stato anche quello abbastanza complicato. Può sembrare, certe volte uno quando lo dice, ma stai lottando per la vita o per la morte e pensi, ti preoccupi. È invece quello della percezione di te che cambia è una delle cose pesanti che affronta un malato che fa le cure. Ecco, questo è un racconto forte come quelle che la dottoressa ascolta quotidianamente, insomma, una forza che trasmette anche lei molto ai suoi pazienti, alle persone, anche ai medici che collaborano con lei per trasferire i propri pazienti, cioè guardare comunque e mantenersi impegnato nella vita aiuta tantissimo. Dopo ogni situazione è diversa in realtà, per cui sicuramente l'impegno può essere d'aiuto a tante persone, altre volte c'è invece un tempo che non ci consente di magari mantenere l'attività lavorativa, dipende anche dal tipo di attività lavorativa che la persona sta facendo, per cui io dico sempre ogni persona è speciale in quanto persona, è speciale perché la malattia è diversa, ha dei profili anche biologici molecolari diversi, è speciale perché ha un suo vissuto, un suo contesto familiare e sociale, per cui sospendendo ogni giudizio e ogni pregiudizio, che in questo caso non deve mai esserci, ognuno è giusto che faccia la scelta più vicina al suo sentire e al suo sentire anche dal punto di vista proprio fisico, delle condizioni cliniche generali che può avere in quel momento. Però certamente la visione olistica e globale di cui facevamo menzione poco fa e che di fatto è ben espressa in questo racconto così toccante, è forse un po' il segreto per riuscire a superare prima e meglio una difficoltà che c'è, perché quando arriva una diagnosi di cancro inevitabilmente è una diagnosi spiazzante per la persona, per la famiglia, e inizia un percorso che fino in fondo non si sa cosa potrà portare, o perlomeno non avendolo mai vissuto fa indubbiamente timore e paura, e quindi poi ci si rende conto che si supera e il dopo si guarda magari con uno sguardo differente, però quando si è dentro al cammino, il cammino può diventare complicato, quindi è compito anche nostro cercare di spiegarlo al meglio, di stare il più possibile vicini e anche di rispettare le scelte delle persone, che credo che sia un altro elemento importante, perché a volte le scelte portano a far sentire quella persona più tranquilla nel suo percorso e magari è un percorso giusto per quella persona. Bene, professoressa, io vorrei ringraziare Ida Simonella per la sua testimonianza, che ci ha fatto anche capire e percepire bene come buttare avanti sempre l'asticella, cioè pensare al futuro, il futuro prossimo, anche il futuro quello più estremo, insomma serve alla nostra mente, alla nostra testa a riuscire a farci reagire al meglio e soprattutto probabilmente un affrontare i problemi della quotidianità in maniera differente, con delle proporzioni differenti. Grazie Ida Simonella per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi.
Continuiamo invece a parlare proprio di prevenzione, continuiamo a parlare di degli step che bisogna affrontare. La giornata, l'8 marzo è la giornata internazionale dedicata alla donna, e anche la Regione Marche, ma tutte le regioni d'Italia si adoperano a far sì che gli screening siano l'elemento fondamentale, e che soprattutto bisogna educare le persone allo screening. Bisogna educare le persone allo screening, bisogna educare più in generale le persone alla prevenzione, ad una cultura della salute. È quello che stiamo cercando di fare in modalità diverse, con progettualità regionali e anche nazionali. Lo screening in realtà arriva addirittura dopo la prevenzione primaria, perché la prevenzione primaria è proprio l'educazione, che vuol dire cercare di abolire quelli che sono i fattori di rischio, o perlomeno limitarli. Noi sappiamo che per molti tipi di tumore, partiamo dal tumore al seno, certamente che è uno dei più diffusi e che riguarda in primis le donne, ma non dimentichiamoci che l'1% dei tumori al seno può anche incorrere nell'uomo, e in quel caso è da prestare davvero attenzione a quella famiglia, perché spesso sottende un'ereditarietà. Però in generale, dicevo, per tutti i tipi di tumore ci sono dei fattori modificabili, ed è giusto che partiamo da lì. Fattori modificabili che oggi sono conosciuti, importanti: parliamo del fumo, parliamo dell'alcol, parliamo di una dieta che deve essere sana, parliamo di un'attività fisica che deve in qualche modo limitare la sedentarietà, parliamo anche delle infezioni sessualmente trasmesse, per cui oggi in prevenzione primaria abbiamo addirittura la possibilità di vaccinarsi per il papillomavirus. E questa è la prima parte della prevenzione. A corredo di questo, un'attenzione alla famiglia, perché ci sono delle famiglie più colpite in cui alla familiarità, cioè più casi all'interno della famiglia, può aggiungersi un'ereditarietà, cioè la possibilità di avere ereditato una mutazione dai nostri genitori o dai nostri nonni, e che potremmo trasmettere ai nostri figli, che predispone maggiormente all'insorgenza del tumore. E poi viene lo screening, certo. Quindi successivamente lo screening, che è la diagnosi, che è la prevenzione secondaria, ovvero ci permette di fare una diagnosi precoce o del tumore, quindi in uno stadio molto più iniziale rispetto a quello che probabilmente sarebbe stato se non avessimo fatto lo screening, o delle lesioni che noi definiamo precancerose. E oggi abbiamo degli strumenti importanti di screening, quindi un plauso va alla Regione che ha aperto gli screening in occasione della giornata della donna, per permettere un accesso che deve essere quanto più massivo di tutte le persone a fare prevenzione. Fra l'altro, la Regione Marche, come immagino anche altre regioni, l'apertura allo screening significa che in queste giornate, nella giornata dell'8 marzo, si possono chiamare i numeri riferiti ai vari CUP delle varie AST di riferimento e prendere appuntamenti e comunque potersi visitare, fare esami. Ma è importante anche dire, per alcune fasce di età, che ci sono degli screening che invece arrivano direttamente come appuntamento da parte delle AST di riferimento, e quindi sono già predisposti. Quindi ognuno di noi, io ho ricevuto ultimamente diversi lettere che sono arrivate a casa da parte dell'AST, che mi invitavano a fare la mammografia, la colonscopia o tutti quegli esami che sono propedeutici per avere ovviamente un quadro clinico completo. E naturalmente, nel momento in cui questi esami sono normali, sono entro la norma e i parametri, arriva una lettera di riferimento con scritto che è l'esame risultato negativo. Giusto, sì, negativo, perché a volte bisogna. E mentre, se qualora ci fossero degli estremi per fare ulteriori indagini, arriva proprio la telefonata. Quindi noi siamo veramente molto avanti per quanto riguarda questo. Però, insomma, sicuramente la prevenzione è un argomento di cui parlare in continuazione, perché poco tempo fa, dottoressa, abbiamo avuto ospiti, spesso ne parliamo, anche ragazze che hanno affrontato questo percorso, magari con familiarità, ma proprio perché, avendo la familiarità, temevano l'arrivo e esorcizzavano l'arrivo di un tumore, di una diagnosi, non facendo delle analisi, non tutelandosi e non facendo lo screening. Quando la paura non ci fa fare, non ci fa prestare un'attenzione alla nostra salute, non è una buona consigliera. Quindi noi dobbiamo assolutamente invece rispondere, tanto più se abbiamo una familiarità, a quelle che sono le proposte di screening. Oggi sappiamo che sono importanti, ne sono tre più una quarta che recentemente è stata introdotta. Le tre ministeriali, per cui per l'appunto ci arriva una chiamata a casa, sono proprio la mammografia nelle donne
nella nostra regione già a partire dai 45 anni oggi e fino ai 70 anni, il PAP test, con anche la possibilità di ricerca del papilloma virus nelle donne già a partire dai 25 anni, ma sappiamo che è importante sottoporsi al PAP test già dall'inizio dell'attività sessuale, quindi anche prima, laddove appunto ci sia l'inizio più precoce, e naturalmente la ricerca del sangue occulto nelle feci per le donne e per gli uomini a partire dai 50 anni. È importantissimo sottoporsi a questi esami di screening, che per l'appunto ci vengono in qualche modo recapitati a casa, perlomeno come appuntamento. Poi esiste un altro programma che rientra comunque in maniera più ampia nello screening di recentissima introduzione, che è la possibilità di sottoporsi ad una TAC nei pazienti, nelle persone che hanno fumato o che sono forti fumatori, per screening per il tumore del polmone. In questo caso non arriva ovviamente una lettera o una chiamata a casa, ma è un gesto attivo che la persona che sa di aver fumato o che è forte fumatore può fare. Nella nostra regione c'è per l'appunto un centro di riferimento in Ancona, proprio anche per questa diagnosi precoce. È quello che tra l'altro lei segue all'interno della clinica universitaria. Io direi di andare a vedere, invece abbiamo realizzato un'intervista da parte del nostro Ciro Montanari a una che è stata sua paziente, che forse è ancora all'interno del programma, ma che anch'essa ci dà un bel messaggio per guardare meglio al futuro. Luigina Bucci, intervistata dal nostro Ciro Montanari. Luigina, tu come ti sei accorta che ti stava cadendo qualcosa che non andava? È il solito nodulo che si sente facendo la doccia, quindi stavo facendo la doccia, ho sentito questo nodulo e da lì ho capito che non era una semplice cisti, ma aveva bisogno di un controllo più approfondito. Infatti sono andata a fare un'ecografia e il medico mi ha subito indirizzato in ospedale per fare un controllo più approfondito, un esame istologico, e poi ho scoperto che era appunto un nodulo positivo. E a quel punto immagino ho iniziato anche un percorso, oltre che medico, psicologico, molto complicato. Sì, mi è servito molto il supporto psicologico che ho iniziato grazie all'Andos di Senigallia, e ho frequentato questa psicologa che mi è stata molto vicina, mi ha dato consigli utili anche per gestire le ansie, le paure, le preoccupazioni che inevitabilmente ci sono e che occupano gran parte dei pensieri anche della giornata. Tu hai sconfitto il male in modo anomalo, perlomeno rispetto a quello che accade abitualmente. Sì, ho fatto tutto un percorso molto duro, tosto, chemioterapia, l'intervento, l'immunoterapia, la radioterapia. E quindi ecco, per oltre un anno sono stata impegnata in maniera molto, molto seria e anche con tanta sofferenza fisica. Però cominciando proprio dalla chemioterapia per poi arrivare all'intervento. Sì, ho seguito un po' il percorso inverso e abbiamo iniziato la chemioterapia per quasi 7 mesi e poi è seguito l'intervento. In tutto questo percorso la dottoressa Berardi ha dato un contributo essenziale. Sì, devo ringraziare, la ringrazio di cuore, la dottoressa Berardi, che mi è sempre stata vicina, l'ho sempre sentita molto accanto a me, e questo mi ha dato una gran forza anche per affrontare con più serenità il duro percorso. Qual è il messaggio che oggi riesci a dare a chi ti ascolta dopo tutto quello che hai subito, che hai sofferto? Allora, io ho sempre pensato in maniera positiva e ho utilizzato un po', per riferirmi alle operazioni, proprio più che le addizioni, le sottrazioni, cioè io non aggiungevo mai al percorso di grande sofferenza un qualcosa in più, ma ragionavo sempre togliendo qualcosa, anche questa è fatta, anche questa via, e quindi secondo me anche questo modo di vedere, di affrontare con più positività il percorso duro mi ha aiutato ad uscirne bene. La medicina ha fatto dei passi da gigante, ne continuerà a fare, però non basta mai. Da questo punto di vista, ovviamente, l'invito è quello di tenersi sempre sotto controllo. Sì, tenersi sotto controllo, la prevenzione comunque che aiuta tantissimo, la dieta, quindi anche da un punto di vista di alimentazione, lo sport, l'esercizio fisico, insomma cercare di accompagnare, oltre alla terapia, tutta una serie di buone regole, di buone pratiche per vivere meglio. Da quando ti sei accorta, quanto tempo è passato e quanto tempo è trascorso da quando sei guarita?
Allora, io mi sono accorta nel giugno 2022 e mi sono operata lo scorso anno, proprio il 4 marzo, quindi è un anno dall'intervento, e ho finito l'immunoterapia a novembre 2023. Adesso fai una vita cosiddetta normale? Sì, faccio una vita normale, mi controllo, continuo con la prevenzione, con l'esercizio fisico, con l'alimentazione più attenta, però sì. C'è una vita normale. E cosa dici a tutte le altre donne che naturalmente si sottopongono a controlli quotidiani e che comunque hanno sempre timore di fronte a queste malattie? Di non spaventarsi troppo. Io ho avuto la fortuna di avere vicino a me tante persone che avevano seguito il mio stesso percorso, che mi hanno confortata, e bisogna dire che la medicina ha fatto passi da giganti, quindi l'ho sperimentato proprio su me stessa, ho visto le nuove terapie, e anche le guarigioni che ci sono state, che ho visto anch'io frequentando gli ospedali, e quindi di avere proprio fiducia nella scienza, nella medicina e nei professionisti, nei medici. Ecco, questa è la testimonianza di Luigina Bucci, che lei conosce benissimo e che è fondamentale. Le sue parole sono rassicuranti per chi si trova ad affrontare un percorso anche, insomma, di grande paura. Sono rassicuranti perché mettono in luce come appunto la medicina e l'oncologia abbia fatto davvero passi da gigante. Tra le parole che sono state dette ce n'è una, per esempio immunoterapia, che fino a pochi anni fa era impensabile, perché oggi abbiamo a disposizione, nel momento in cui c'è una diagnosi oncologica, davvero tante terapie. Alcune sono quelle più tradizionali e le abbiamo sentite, la chirurgia, la radioterapia, l'ormonoterapia, ormai sono decenni che sono a disposizione e che sono sicuramente parte del percorso di guarigione delle persone. Però negli ultimi pochissimi anni c'è stata una vera e propria rivoluzione copernicana, perché sono stati introdotti farmaci estremamente innovativi con dei meccanismi d'azione estremamente intelligenti, tanto che si parla di oncologia di precisione, cioè non andiamo neanche più a colpire la malattia, ma andiamo a colpire una mutazione magari di un gene che quella malattia esprime. Addirittura parliamo di oncologia mutazionale proprio per questo. E qui parliamo quindi di farmaci intelligenti, terapie a bersaglio, che già nel tumore al seno, ma in buona parte di tutti i tumori, rappresentano una strategia terapeutica importante. L'immunoterapia è ancora un'altra evoluzione, cioè va a colpire la malattia, ma va anche a riattivare un sistema immunitario che nei pazienti è compromesso. Ma da un anno a questa parte la rivoluzione è nella rivoluzione. Abbiamo addirittura gli anticorpi farmaco coniugati, cioè abbiamo unito i farmaci intelligenti alla chemioterapia insieme. Arrivano sulla cellula, si legano alla cellula e il chemioterapico entra all'interno della cellula veicolato da un farmaco intelligente. Questo permette di avere risposte eccellenti e naturalmente una maggiore tolleranza delle terapie. Ma ancora la ricerca va avanti e oggi in studio vaccini mRNA, tante altre terapie sono all'orizzonte, fortunatamente per tutti i nostri pazienti. Ecco, lei è uno scienziato, lei gira il mondo e porta la scienza fuori e porta a casa quello che la scienza nei vari centri altamente specializzati ha incontrato, ha studiato, ha riscontrato e soprattutto ha messo in opera già negli Stati Uniti, ma in tutte le parti del mondo. Possiamo dire che Torrette è un centro importante, perché a volte la televisione nazionale ci parla di alcuni centri soltanto, però è un centro di riferimento quello che sta portando avanti lei. Presso l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, dove insiste la facoltà di medicina dell'Università Politecnica delle Marche, in realtà abbiamo già a disposizione tutto questo, sia quando ovviamente è disponibile nella pratica clinica, ma molto prima, già in fase di sperimentazione. La clinica oncologica, insieme ad altre strutture dell'azienda, è accreditata e certificata dal Ministero anche per gli studi di fase precoce. Gli studi di fase 1 sono quegli studi che per la prima volta portano nella sperimentazione, quindi nell'innovazione all'interno di protocolli sperimentali, quelli che molto spesso le persone vanno cercando fuori e che invece hanno proprio vicino a casa. È l'unico centro in realtà del centro sud Italia, quindi rappresenta sicuramente un punto di riferimento per poter accedere a terapie innovative, e questo è estremamente importante perché molto spesso, insomma, non è possibile poi muoversi e non è neanche giusto, perché le terapie dovrebbero essere eseguite vicino al domicilio laddove è possibile. Poi
chiaramente quelle più innovative e sperimentali richiedono dei centri con alta competenza e alta expertise e fortunatamente nella nostra regione in Ancona c'è questa possibilità. E poi con l'avvento della telemedicina, diciamo che voi siete anche molto vicini e legati a tutti i vari centri oncologici, specialmente degli ospedali delle Marche. È possibile assolutamente anche molto spesso far muovere magari i documenti o i campioni senza far muovere i pazienti e essere in collegamento, questo l'abbiamo ben fatto all'interno del Centro Oncologico di Ricerca delle Marche, dove insiste peraltro un gruppo multidisciplinare di estrema modernità e importanza che è il Molecular Tumor Board, che permette per l'appunto di andare a mappare la carta d'identità dei geni delle malattie dei nostri pazienti ed essendo di riferimento per tutta la regione con la telemedicina riusciamo proprio a far questo. Dottoressa, siamo in chiusura di questo momento in cui abbiamo approfondito un tema che è altamente importante divulgare, di cui insomma dobbiamo parlare ampiamente per invitare le persone allo screening, per invitare le persone a curarsi preventivamente, perché oggi, lo ribadiamo, insomma, si può guarire di tumore, non di tutti, ma della stragrande maggioranza. Si può guarire al punto tale che poche settimane fa è stata approvata la legge per il diritto all'oblio, cioè il diritto a dimenticare proprio il fatto che abbiamo avuto in passato magari una diagnosi oncologica. Anche l'Italia è arrivata con questo passo importante, lo abbiamo fortemente sostenuto come Associazione Italiana di Oncologia Medica, io sono tesoriere nazionale e davvero ci siamo impegnati tanto affinché ci fosse questo riconoscimento che testimonia proprio la possibilità dopo alcuni anni dalla diagnosi in cui non si è più rimanifestata la malattia di dimenticarci e di poter tornare realmente ad una vita normale, e questo grazie alla medicina, la scienza, la ricerca e alla diagnosi precoce, naturalmente alla cultura della salute. Io direi che insomma abbiamo spero dato un messaggio di speranza a tutti coloro che ci ascoltano, noi insisteremo ancora nel raccontarvi delle storie. Vorrei ringraziare davvero di cuore la professoressa Rossana Berardi per essere stata con noi e averci ancora una volta parlato puntualmente di quella che è una ricerca che galoppa, possiamo dire, quindi va avanti molto velocemente e che insomma rende anche il centro dell'Università Politecnica delle Marche di Medicina, che è a Torretta e che segue la professoressa Berardi, un centro di eccellenza. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo solo per qualche momento di pubblicità, ma torniamo tra poco. Altri argomenti importanti, tanta cronaca, naturalmente, collegamenti dei territori.